Ciao bellissima, questo è un video haul dove vi faccio vedere alcune cosettine che ho preso da Kiko. Allora, se non vi dico di tutti i prezzi, ve li scrivo da qualche parte, così potete avere appunto anche i prezzi esatti. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, allora, innanzitutto sono stata da Kiko. Ci sono stata due volte, sì. Allora, ho preso le Pore Clean Whip, che sono quelle salviettine per rimuovere appunto il trucco. E c'era la promozione, costano 5,90 euro, ne prendi due, e la terza è in omaggio, quindi ho preso l'offerta. Poi ho preso un Power Pro Nail, uno smalto, questi costano 4,90 euro, ho preso questo. Poi ho preso, aspettate che mi appoggio perché ho paura che mi cada tutto. Ho preso da Kiko la 9 colori e Shadow Palette, questa che è della nuova collezione perché è arrivata adesso. Tra l'altro ne sono arrivate anche con 4 cialde, molto carine. Questa l'ho pagata a 15 euro. Allora, il pack è questo. E dentro si presenta così. C'erano due varianti, io ho preso questa e appunto il prezzo è 15 euro, come vi ho detto. Sono molto scriventi, sono polverosi, ma non chissà quanto, ecco, insomma. Poi ho preso, aspettate che la richiudo. Poi ho preso una cipria che questa mi sembra che costi 8,90 euro. Una cipria della Kiko, quella della collezione permanente. Ho preso la tonalità 01, che è la più chiara, questo col nuovo pack. E l'apertura dov'è? Ah, ok. E c'è anche la spugnetta. E questa mi sembra 8,90 euro. Poi ho preso un altro gel Perfect Duo, questo è 6,90 euro. Questi due, e sono, questa è la colorazione 683, vi faccio vedere il colore così, che è questo viola scuro qua, molto bello lo stesso. Poi ho preso Unlimited Double Touch, ne ho preso tre mi pare, no, due. Ho preso due, una l'ho preso un'altra volta che sono andata, e ho preso due. Allora, ve li faccio vedere. Sono i nuovi col nuovo pack. E questi costano 8,90 euro. Questo è il colore che ho preso ed è il numero 106. Se ce la faccio, vi faccio lo swatch di questo. Questo è il 106. Durano. Sono uguali anche come formulazione, metto, sono identiche, cambia solo il pack. Poi l'altra è la 123, questo viola melanzana. Questo qua. Devo dire che anche questo è molto bello. Ne ho preso un altro, però non mi ricordo dove l'ho messo. Poi ho preso questo cos'è? Ah, sì, Sparkling Trial e Shadow. E questo è il matitone della nuova collezione, cioè della nuova. Scusate, la collezione è nuova, però la Neo Noir. E questo è il matitone illuminante, vi faccio lo swatch. Bellissimo, ancora champagne, burro. Molto molto bello. Champagne e burro. Una ricetta. Allora, quest'altro, e questo mi pare 8,90 euro, anche questo. Comunque, casomai ve lo scrivo, oppure chiedetemi quale prodotto volete sapere, io ve lo scrivo giù poi nei commenti. Poi Fast and Shine, questo 4,90 euro, che è un top coat.
questo. Bellissimo, mi sto trovando benissimo, fa proprio, ho anche l'effetto gel, che è quello che ho sulle unghie adesso ed è bellissimo. Poi ho preso l'eyeliner della nuova collezione e poi vi faccio vedere l'eyeliner della nuova collezione, che l'avete già visto perché ne ho preso un altro, ed è questo a pennarello, insomma, e questo 8,90 lo stesso. Poi ho preso il Soft Focus Concealer nella tonalità 01, la più chiara, che questo praticamente è come il non mi viene il nome della Yves Saint Laurent, comunque Touche Eclat, che poi l'hanno fatto anche altre marche. Si pigia qui ed esce, e questo mi pare 10,90 euro. Questo. Poi ho preso le goccine asciuga smalto, queste 6,90 euro. Poi ho preso Unlimited Stilo, però non sono per me, sono per una mia amica, sono la 03 e la 12, ve le faccio vedere. Allora, questo è lo 03, questo è il nuovo pack fatto così a missile, questo colore qua, non vi posso fare lo swatch, bellissimo. Aspettate, perché per richiuderlo è un casino. Ok, poi il numero 12 è questo bellissimo colore, molto molto bello. Ok, si è chiuso. Poi Unlimited Stilo, questo è il numero 19. Questo è per me invece, questo colore qua. E questo lo stesso, 8,90 euro. Ok, si è chiuso. Andiamo qua. Ok, poi sono stata anche da Sephora e vi faccio vedere, però siccome le altre cose adesso qua davanti non le ho, vi faccio vedere una cosa che mi ha cambiato letteralmente la vita. Allora, vi dico che l'ho pagato 20 euro, e praticamente io mi lucido in una maniera impressionante, anche se utilizzo il primer Too Faced, SVR, Kiko, qualsiasi marca, qualsiasi primer, niente, MAC, no, non mi fanno niente. Addirittura ho comprato anche questo, infatti l'ho comprato in mini size, l'Oil Control. Quindi mettevo il primer, l'Oil Control, il primer, poi mettevo la cipra HD Make Up Forever, ho provato tante altre cipre, ma niente, mi lucidavo lo stesso. Adesso il trucco ce l'ho su da stamattina e non mi sono ritoccata niente, neanche per fare il video, proprio perché vi volevo far vedere che non mi sono lucidata, perlomeno quanto mi lucidavo prima di usare questo prodotto. Sono andata da Sephora. Ah sì, ecco cosa vi devo far vedere, ce l'ho qua, da Sephora, che scema. E niente, praticamente la commessa gli ho detto di questo mio problema, ho detto vabbè, sarà l'ennesima cosa che compro e non mi funziona, ed invece mi funziona. E come? È questo prodotto qua della Clinique, ed è al carbone, è veramente nero, guardate dal tappo. Anche un buon profumo. E niente, praticamente questo è un gel struccante purificante al carbone per tutti i tipi di pelle, quindi va benissimo per tutti i tipi di pelle. Io mi sciacquo con questa la mattina, ho detto magari ci vorrà un po' di trattamento, niente, cioè, ha proprio fatto la sua funzione subito, quindi spero che utilizzandolo più volte poi mi cioè continua a fare ancora di più l'effetto, insomma, guardate le tinte,
passate il fazzoletto. Ok, allora poi vi devo far vedere quest'altra cosa qua, che è oddio, non so più dove appoggiare le cose, che è di Sephora. Guardate qua. Allora, ho preso, non avete capito il casino che ho qui perché ho tutte le scatole di tutte le cose che vi ho fatto vedere. Allora, ho preso, innanzitutto vi faccio vedere questo che è veramente carino, penso che lo regalerò a mia madre, della Estée Lauder Repair più Revitalizzante Crema Idratante, appunto, ed è della Estée Lauder, e l'ho pagato 8 euro da Sephora, era in promozione e quindi l'ho preso. Poi ho preso il mio primo rossetto Marc Jacobs. Vediamo se ho lo scontrino. Forse sì. Vediamo un po'. Sì, ho lo scontrino. Allora, Clinique l'ho pagato 23,90 euro, questo, meno 4,78 euro perché avevo lo sconto del 20. Poi, Marc Jacobs, questo l'ho pagato, ah, questa che vi faccio vedere, il rossetto l'ho pagato 29,50 euro, meno 5 euro. Ed è questo qua, un bellissimo colore Boy Georgios 222. Ah, è sigillato. Lo tengo dall'altra parte. Allora, il prodotto è questo, elegantissimo, molto minimal, veramente bello. E il rossetto è questo. Guardate come è fatto, non l'avevo mai visto, è spuntato un po'. È tondeggiante. Questo colore qua. Veramente bello. Poi ho preso della Makeup Forever, l'ho pagata 45 euro, meno 9 euro, quindi l'ho pagata 39. Ed è questa Artix Palette 9 Artist Shadow. Questa. E i colori sono questi. Adesso vi faccio vedere. Magari faccio un tutorial dove vi faccio vedere tutto qua. Dove vi faccio vedere proprio tutto. I colori sono questi. Sono bellissimi, anche da portare magari quando devo fare una sposa e arrivano parenti, amici, eccetera, eccetera, e qualcuno mi dovesse chiedere un trucco, io ho così, magari questa è molto compatta, è pratica perché è in latta e appunto ce l'ho. Ok, allora, questo era tutto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video, se vi è piaciuto questo video mettete un like, e niente, mi tolgo gli occhiali per salutarvi. Così vi saluto meglio. Ah, poi ho preso anche questo che non ve l'ho fatto vedere. O ve l'ho fatto vedere? No, non ve l'ho fatto vedere. È praticamente un melt piccolino e un blush. L'ho pagato 15 euro. Può essere una bella idea regalo. Ok, sto parlando con la macchinetta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze!